riuscire in qualche maniera a condividere, a mettere insieme più voci, più strumenti, più iniziative, più competenze, e amplificare queste competenze con percorsi formativi, ma partendo dal locale, perché nel locale, in questo territorio, si esprimono delle competenze eccezionali. Dal locale riuscire a diventare globali. Cluster territoriale. Partire dal locale per diventare globale. Le imprese incontrano gli studenti di UniMC al Career Day 2019. Industria 4.0 nella produzione, logistica e automazione. I casi di successo del maceratese. Mondo del lavoro. Non solo competenze verticali. Parla l'imprenditore Stefano Parcaroli. Ingegnere, che cos'è il cluster territoriale? Allora, il cluster territoriale che presentiamo questa sera è, diciamo così, un'esperienza che nasce dal locale, quindi dalla vallata dell'Aspi del Musone, del CAM in particolar modo, che è un consorzio di imprese che si sono riunite circa 20 anni fa e hanno deciso di condividere alcuni progetti industriali per il territorio. E, diciamo così, concentra tutta una serie di know-how, di skill, di conoscenze che sono tipiche di questa area, di questa terra. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono appunto quelli di dare forza a voci singole che da sole non riuscirebbero in qualche maniera a presentarsi su un mercato competitivo, quindi mettersi insieme e fare un coro più intonato. Quindi riuscire in qualche maniera a condividere, a mettere insieme più voci, più strumenti, più iniziative, più competenze, e amplificare queste competenze con percorsi formativi, ma partendo dal locale, perché nel locale, in questo territorio, si esprimono delle competenze eccezionali. Dal locale riuscire a diventare globali. Noi sappiamo che il futuro è fatto di reti, è fatto di interscambi e rapporti tra enti pubblici e privati che insistono sullo stesso territorio. Non ci sono alternative alla possibilità di sviluppo. Quindi è bene che soprattutto da parte pubblica ci sia questa convinzione, ci sia questa considerazione e si capisca l'importanza di fare rete. Dal punto di vista privato credo che ci si è arrivati un po' prima, quindi noi dobbiamo recuperare il tempo perso, ma vedo che i comuni che sono qui presenti questa sera sono tutti comuni molto attivi e molto ben disposti su questa linea, quindi siamo ottimisti per il futuro. Lei fa un po' da padrone di casa quest'oggi, quali risultati su Recanati si attende? Ma qui non è da pensare a risultati immediati, i risultati si fanno col tempo, con i rapporti, mettendo insieme, unendo le forze, soprattutto in un territorio fatto da tante risorse ma da tante entità che non sono di grandi dimensioni e che quindi in una economia ormai planetaria devono per forza unirsi, se no rischiano di essere tagliati fuori malgrado le proprie potenzialità. Cluster territoriale, che opportunità rappresenta per il territorio e per i cittadini? È una grande opportunità perché noi siamo già nelle Marche, no? Una città diffusa sul territorio, tanti piccoli paesi, pochi che hanno una certa dimensione e questo è un bene comunque. Cioè, è un territorio che ha anche una quantità di bellezze naturali e di beni culturali generali che darebbe una forza in più anche all'attrazione turistica, non solo religiosa ma anche culturale, come stavo dicendo prima. Pertanto ben venga un progetto di questo tipo che aiuta, non può che aiutare tutti. Nel cluster territoriale etica e digitalizzazione possono convivere? E devono convivere, credo che siano due espressioni di un'unica realtà, della realtà dell'uomo, della persona che deve affrontare questo nuovo mondo, ecco, della digitalizzazione e deve affrontarlo anche con una mentalità del lavoro che noi abbiamo ereditato, che è un patrimonio, è la risorsa più bella e più forte dal punto di vista della spinta, ecco, imprenditoriale, che è la mentalità di fare impresa, di fare squadra. Credo che
le nuove scoperte anche che la scienza ci offre come progresso siano delle grandi opportunità, senza mai dimenticare il centro della persona. La persona è l'obiettivo di tutto e lavorare insieme. Io credo che abbiamo proprio bisogno di etica invece per poter affrontare questa realtà, un'etica che io credo che sia più condivisa di quanto noi possiamo immaginare, ed è questa è una grande risorsa su cui far leva per affrontare le sfide che ci attendono. Sul tavolo del dibattito tanti sindaci, quali suggerimenti? Beh, per carità, non tocca a me dare suggerimenti, io vengo, ed è stato anche il motivo per cui alla fine ho accettato, ecco, dopo l'invito più volte rinnovato da parte degli organizzatori, ho accettato proprio per essere qui a condividere insieme la cultura del lavoro. Siamo aperto il Caratteri 2019. Successo per il Career Day 2019 dell'Università di Macerata, alla biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza. Oltre 50 le aziende partecipanti che si sono confrontate con giovani in cerca di una prima occupazione. La trasformazione fondamentale, strutturale che l'Ateneo di Macerata ha fatto è quella di costruire un circuito integrato dell'offerta formativa che parte dalla docenza, dall'insegnamento e si conclude fino al dopo laurea e al rapporto con le imprese che scelgono e si confrontano con i curricula dei nostri laureati. È una sorta di rivoluzione copernicana di cui andiamo fieri e di cui le vostre stesse immagini possono documentare il risultato. Tanti studenti e soprattutto tante imprese. Siamo molto contenti perché il lavoro di questi anni finalizzato a far sì che l'Ateneo riesca sempre di più a stabilire le condizioni per una interlocuzione forte con il territorio, con il mondo produttivo, stanno dando grandi risultati. La terza missione di UNIMC trova stamattina un momento molto importante di realizzazione e questo ci dà grande fiducia per il futuro. Lei diceva tanta partecipazione anche da parte delle aziende, c'è stata un'ampia disponibilità? Sì, credo che sia evidente, se avete avuto modo di fare delle riprese stamattina avrete visto all'ingresso le vele con tutte le rappresentanze del territorio e quindi stamattina è un momento molto importante di colloquio tra il mondo della formazione, dell'alta formazione, della ricerca e uno snodo per i nostri studenti per capire come si muove il mondo dell'impresa e quella del nostro territorio in modo particolare. Beh, l'umanesimo che innova è uno slogan che noi abbiamo lanciato quando pochissimi, se non nessuno, ne parlava. La soddisfazione anche qui è quella di vedere che oggi, a distanza di qualche anno, invece questa affermazione è diventata patrimonio di molti e c'è una forte consapevolezza che non esiste modernità, innovazione tecnologica se non dentro un umanesimo e un recupero della nostra migliore tradizione. Career Day all'Università di Macerata è un appuntamento importante anche per Confindustria. Sì, senz'altro, abbiamo dato la nostra adesione come anche nelle altre edizioni perché riteniamo che l'incontro tra domanda e offerta debba essere favorito al massimo proprio per dare uno stimolo all'economia, consentire alle nuove leve di entrarci e consentire all'azienda di scoprire i migliori talenti. D'altronde il matching è una delle leve per lo sviluppo delle aziende e dei territori. Quale consiglio si sente di dare a questi giovani studenti in attesa di entrare nel mondo del lavoro? Sono cambiate profondamente le condizioni da quando io sono uscito 38 anni fa, però l'entusiasmo, la capacità comunque di proporsi, di impegnarsi, l'amor proprio, la volontà rimangono alla base di qualsiasi successo. Poi le condizioni economiche sono cambiate e quindi bisogna rapportarsi a questo mondo in continua evoluzione, ma qui gli studenti sanno quello che debbono fare, sanno come rapportarsi, sanno le strade che debbono seguire.
stata una mattinata molto intensa, tanti giovani che si sono rivolti al vostro sportello. Quali sono i primi feedback che si sente di dare? Allora, direi abbastanza positivi. Stiamo incontrando dei ragazzi volenterosi, carichi per affrontare la sfida del mondo del lavoro. Come Confindustria Macerata da anni siamo vicini all'università, alle scuole e alle nostre aziende, affinché si realizzi una perfetta corrispondenza tra i giovani in cerca di lavoro e le aziende che hanno bisogno di questi giovani. Quali profili si sono rivolti a voi? Allora, prevalentemente sono laureati in giurisprudenza e laureati in giurisprudenza e in mediazione linguistica, che comunque sono interessati a delle esperienze nelle aziende del nostro territorio. Qual è l'importanza di una giornata come questa? Questa giornata è molto importante perché facciamo conoscere le aziende del territorio, in particolare la nostra azienda Contram, a questi ragazzi appena laureati, laureandi, studiosi che sono molto curiosi e vogliosi di farsi conoscere a loro volta. Come stanno andando i colloqui? Molto bene, ragazzi molto entusiasti, molto molto curiosi, come dicevo, di capire un po' come funziona il mondo dei trasporti e cercare, perché no, anche di proporsi come figure professionali. Ci sono delle posizioni aperte, quali sono i profili che cercate? In realtà il trasporto pubblico locale è un piccolo mondo, quindi le figure professionali che cerchiamo sono le più svariate, insomma, dal laureato in giurisprudenza, che quindi potrebbe interessare qualcuno dell'Università di Macerata, a settori più tecnici, quindi magari un ingegnere o un architetto. C'è veramente, insomma, molta possibilità. E automazione nell'industria 4.0. Incontro all'Università di Camerino dedicato al mondo dell'impresa per approfondire temi concreti e studiare casi di successo del territorio come l'Ube, Pasta di Camerino, Elios e Nuova Simonelli. Più che una sfida è stato, diciamo, un sistema di adeguarsi a un mondo che da 15 anni a questa parte sta rapidamente cambiando. Questo perché comunque nei mercati evoluti, nei mercati occidentali, il punto di partenza è che la produzione fondamentalmente non avviene più per grandi lotti, ma per lotti sempre più piccoli. Quindi cosa vuol dire? Nell'esempio nostro di Simonelli Group, ad esempio, vuol dire aumentare sempre di più il numero delle piattaforme di prodotto e il numero dei modelli. Se pensate poi che noi esportiamo in 122 paesi, chiaramente questo fa capire come il processo produttivo deve essere veloce e deve saper comunicare in tempo reale alle persone addette all'assemblaggio di questi prodotti cosa andare a realizzare. Quindi produzioni one piece flow, non più produzioni per lotti, e da qui la necessità di digitalizzare e automatizzare i processi, perché chiaramente per una persona fare sempre la stessa cosa è sì noioso, ma in alcuni casi è anche più semplice. Quindi si accorciano sempre più i lotti produttivi e questo richiede una maggiore flessibilità. Questo perché comunque poi alla fine la qualità del prodotto non può assolutamente risentire del fatto che si faccia una macchina diversa dall'altra lungo le linee di assemblaggio. Siamo orgogliosi di rappresentare un caso di successo nel progetto dell'Industria 4.0 e noi, come piccola e media impresa nel settore agroalimentare, siamo riusciti a portare un'importante innovazione grazie proprio a tutti gli incentivi economici previsti da questa manovra. Quindi abbiamo sviluppato un processo di ricerca di nuove materie prime che ci ha permesso di portare poi sulla tavola un nuovo prodotto che si chiama Hammurabi, che è un grano antico che ha importanti difficoltà nella pastificazione, e soprattutto poi di dare a tutta la nostra produzione una completa tracciabilità della filiera, quindi tutti strumenti e attività che sono stati permessi e capaci grazie a tutte le innovazioni della 4.0, quindi a nuovi impianti, nuovi software, la formazione del personale, tutti interventi onerosi e quindi ben sovvenzionati poi da parte della pubblica amministrazione. Abbiamo raccolto la sfida di portare un nuovo strumento innovativo nei nostri store per, diciamo, scardinare un po' la consuetudine della vendita tipica, quindi dare in mano un prodotto che sia prevendita ai nostri rivenditori, che dia l'opportunità di
toccare con mano, tra virgolette, più che altro in modo virtuale, i nostri prodotti e più che altro di avere un'opzione di spazialità di quello che è poi la progettazione dello spazio cucina, quindi dare l'impressione, la sensazione all'utente finale con il caschetto di vivere nella sua stanza con i propri vincoli, quindi con finestre, porte, colonne e il modello prescelto, addirittura con l'opzione di cambiare colore e di poterci camminare dentro, quindi dare una percezione di un qualcosa che andrò ad acquistare e vagliarlo ancora prima poi di sottoscrivere il contratto. Questo ha portato una grandissima evoluzione di questo sistema, di questa tipologia di vendita. Helios si occupa, siamo uno spin-off innanzitutto, Università di Camerino, ci siamo costituiti ormai da 12 anni e sin dalle nostre origini ci occupiamo di portare tecnologia innovativa all'interno delle piccole e medie imprese. Abbiamo subito approcciato la tematica dell'industria 4.0 formando i nostri tecnici su determinati ambiti, principalmente su quello dell'integrazione tecnologie verticali e orizzontali, quindi specificatamente lato MES, tracciabilità della produzione, quindi tutto quello che riguarda l'automazione e il processo produttivo. Quindi la forza di Helios è quella di guidare le imprese, in particolare, ripeto, le piccole e medie imprese nell'automazione dei processi di produzione, e per far questo abbiamo diverse partnership nel territorio e oggi presentiamo qui in Unicam un progetto di ricerca che stiamo portando avanti con delle aziende del territorio e un caso di testing in alcune aziende manifatturiere della regione Marche. L'incontro è stato una delle tappe conclusive di un corso di formazione IFTS sull'industria 4.0 iniziato a gennaio con stage di 320 ore su aziende del territorio promosso da Confindustria Macerata. È un momento importante, un momento in cui la formazione universitaria incontra l'impresa, lo fa proprio per creare, per costruire quella filiera necessaria per lo sviluppo di un territorio come quello marchigiano, che in questo momento da un punto di vista economico sta sicuramente soffrendo. Però ci sono delle importanti aziende che invece grazie a Industria 4.0 stanno veramente diventando punti di riferimento internazionali, e le buone pratiche che loro hanno messo a disposizione possono diventare per altre aziende un esempio da seguire. L'evento è formativo, questo significa che anche ai nostri giovani, ai nostri studenti di informatica, ma anche di altre discipline, noi stiamo fornendo degli strumenti per far sì che domani non siano semplicemente dei laureati, ma siano delle persone che già sanno confrontarsi con il mondo del lavoro e presentare soluzioni. Un corso di formazione, Industria 4.0, con tanti temi, ore di stage, la vostra esperienza, che esperienza è stata? È stata un'esperienza formativa davvero importante, sia per le materie che abbiamo trattato, quindi sono venuti diversi docenti, consulenti, manager che ci hanno introdotto proprio in questo mondo che per alcuni, soprattutto per me, erano totalmente nuovi. E lo stage ha consolidato queste ore, diciamo, teoriche di lezione. Dove l'ha effettuato? Io l'ho fatto alla Lube, alla Lube Industries, e poi adesso stiamo completando con questo, diciamo, oggi abbiamo preso e accolto la giornata migliore, questo seminario per chiudere in bellezza un corso che comunque da gennaio sono state 800 ore di formazione, e speriamo di mettere a frutto in futuro quanto ha preso. Che esperienza è stata per te? Un'esperienza molto positiva, anche perché io faccio un percorso un po' anomalo, nel senso non sono il giovane studente che approccia la prima esperienza lavorativa, ma al contrario, ho già lavorato in aziende e mi accorgo che bisogna aggiornarsi, soprattutto su queste tematiche. Non si può lasciare che le aziende da sole arrivino a conoscerle, c'è molto disorientamento, e quindi chi magari come me già ha lavorato nelle aziende percepisce ancora di più l'importanza di questi strumenti, cioè lavorare con processi che siano sempre più veloci, anche perché le aziende le informazioni ce l'hanno, perché sono costrette a
dagli obblighi fiscali, amministrativi, di raccogliere queste informazioni. È un peccato lasciarle lì, erano dei temi fondamentali di oggi. Quindi un corso come questo può aiutare noi a portare alle aziende la consapevolezza dell'importanza delle informazioni che non tutti hanno. Stage dove? Io alla Macero Maceratese, che si occupa di raccolta e smaltimento di rifiuti. Industria 4.0 quindi significa sì tecnologie, ma anche rinnovare le competenze, quindi il capitale umano. Sì, infatti le aziende quello che più lamentano è che le tecnologie le trovano ormai facilmente sul mercato. Il problema è come farle funzionare e sfruttare quello che già hanno, cioè non è soltanto l'acquisto del robot, l'acquisto della stampante 3D, ma è dare valore a quello che già hanno in azienda. E poi lo strumento tecnologico è solo il mezzo per rendere ancora più competitivo quello che già fanno. Mercato del lavoro e nuove sfide per le imprese, competenze verticali, ma non solo. Quali competenze servono? In un mercato come quello attuale, che sta evolvendo ad una velocità mai vista prima, con nuove sfide sia sul mercato locale sia dettate dalla globalizzazione, ci rendiamo conto come azienda che oggigiorno le competenze verticali che vengono dalle scuole e dalle università non sono più sufficienti. Sicuramente sono indispensabili, sono la base di tutto, ma poi ai ragazzi che vengono a far colloqui da noi, a cercare lavoro presso di noi, chiediamo ben altro, chiediamo anche altro. Quelle che io definisco, che diciamo comunemente si definiscono competenze orizzontali, quindi per citarne alcune, sicuramente il problem solving, la capacità di problem solving, sicuramente uno sguardo critico verso il mondo che ci circonda e sicuramente l'empatia. Problem solving cos'è? Non è altro per noi che la capacità di dare risposte nuove a problemi vecchi, quindi potremmo definirlo in altro modo come creatività. La creatività sappiamo benissimo che per noi italiani è un qualcosa nel nostro sangue che fin da sempre ci ha contraddistinti, e quando la creatività, dico io, diventa per tutti, è volta a cambiare il mondo, diventa innovazione. Quindi questo è quello su cui penso noi italiani possiamo lavorare e continuare a credere. A fianco a questo sicuramente c'è uno sguardo critico verso il mondo che ci circonda. Quando eravamo piccoli i bambini sono abituati a chiedersi perché su tante cose, invece noi oggigiorno, noi adulti, spesso abbandoniamo questo sguardo critico nei confronti del mondo che ci circonda, e invece chiederci perché di quello che si muove intorno a noi è sicuramente alla base della nostra, è quel qualcosa in più che ci aiuterà ad essere più creativi. E chiederci qualcosa in più soprattutto quando viaggiamo, quindi guardare al mondo, girare. E quando si parla di internazionalizzazione non la considero solamente, anzi, secondo me l'aspetto di andare ad aprire all'estero è la parte più piccola dell'aspetto dell'internazionalizzazione. Per me significa invece muoverci, andare a visitare altre culture, altri popoli, altri usi e costumi, e come queste altre culture hanno dato una risposta a questi problemi. Quindi riportarci dietro, dopo aver analizzato il mondo con uno sguardo critico, riportarci dietro qualche spunto in più per dare una risposta ai nostri problemi locali. Problemi locali che, e quindi andando a mescolare poi queste competenze che ci vengono dall'estero e le nostre radici, le nostre tradizioni, sicuramente possiamo essere creativi ed essere innovativi più di quanto possono essere altri popoli. In ultimo, l'empatia. L'empatia è la capacità di ascoltare, di capire chi ci è vicino, e questo sicuramente è valido per i nostri clienti, quindi capire il nostro cliente ci aiuta ad essere, entrare proprio in contatto con lui e proporre la soluzione giusta, ma dico io ancor più essere empatici con il nostro team, con la nostra squadra. Siamo in un mondo dove l'individuo da solo non può più essere competitivo, il mondo è troppo complesso, le soluzioni che dobbiamo offrire sono troppo complesse per essere studiate, analizzate, prodotte da soli. Abbiamo bisogno di fare squadra, e la squadra funziona solo se tutti i membri della squadra sanno remare dalla stessa parte. Per questo l'empatia è alla base del successo di un'azienda. Qual è l'approccio vincente anche con la tecnologia? La tecnologia per noi, per la mia azienda, per la MED, è stata fin da sempre alla base di tutto quello che abbiamo fatto.
ma dico io, la tecnologia non è inutile quando è fine a se stessa. La tecnologia deve essere un mezzo per ottenere qualcosa, deve essere un mezzo utilizzabile da tutti, quindi semplice, intuitivo, oserei dire trasparente per l'utente che la usa. Cioè, la tecnologia è davvero valida e ci aiuta davvero ad innovare quando la usiamo in maniera del tutto trasparente, non ci rendiamo conto che la stiamo usando, ma ci aiuta davvero a migliorare la nostra vita, sia personale sia lavorativa. E questo è tanto vero quanto è ancora più vero, visto che come esempio abbiamo portato la tecnologia anche in altri settori. Da pochi mesi abbiamo aperto un ristorante e il nostro ristorante si basa in gran parte sulla tecnologia che si muove dietro le quinte, quindi come analizzare i dati, come fare gli ordini, come fare statistiche, come controllare l'andamento dell'operato del ristorante stesso, ma anche arrivare al cliente in modo più immediato, più accattivante, riducendo non il personale in sala, ma riducendo gli sprechi del personale in sala, riducendo i tempi morti, riducendo il lavoro inutile, quindi utilizzando le persone, i dipendenti nel ristorante per ciò che una persona riesce a davvero dare in più rispetto a un oggetto, quindi dare entusiasmare il cliente, dare nozioni, dare quell'experience in più alla persona che visita il locale. Un'apertura globale, lei parlava prima, questa visione comunque aperta sul mondo, però grandi radici sul territorio. Per voi globale e locale che cosa significa, anche alla vigilia dell'apertura anche di una nuova sede? Per noi sono due binari che devono continuamente muoversi insieme, muoversi parallelamente. Non si può fare innovazione se non la si basa sulle nostre origini, sulle nostre radici, su quello che ci contraddistingue rispetto al resto del mondo. Parliamo di un mondo davvero competitivo, davvero pronto a schiacciarci per mille ragioni. Innanzitutto basti guardare il costo del lavoro in altre parti del mondo, o la tassazione, o delle regolamentazioni che aiutano altri paesi più di noi. Quindi noi l'unica arma che abbiamo è quella di essere davvero innovativi, fare leva sulle nostre competenze, sulle nostre peculiarità di popolo italiano, quindi fin da sempre siamo stati un popolo di inventori e di creativi. Per fare questo dobbiamo però non dimenticare chi siamo, non dimenticare da dove veniamo e non standardizzare il nostro prodotto, non globalizzarlo, farlo diventare un prodotto uguale a tutti quelli che fanno nel resto del mondo, quindi dobbiamo rimanere sempre radicati. Ovviamente questo non significa non guardare al mondo, non significa non aprirci al mondo, anzi il mondo ci aiuta, ci può aiutare non solo come mercato su cui andare a vendere i nostri prodotti, ma anche come fonte di idee, fonte di informazioni, nozioni per andare a lavorare le nostre radici in maniera diversa. Chiudiamo con un consiglio da giovane imprenditore ai giovani che si affacciano o vorrebbero farlo al mondo dell'impresa. Beh, io mi rifaccio delle parole dette da una persona a me molto cara per il lavoro che svolgo, che è Steve Jobs. Disse siate folli o in altro modo pensate in maniera diversa. Quindi questo forse è quello che mi sento di dire ai giovani di oggi. Credete nelle vostre idee, anche se sono strane, anche se sono diverse, anche se non sono uguali a quello che il mercato o i vostri amici dicono, ma abbiate coraggio di portarle in fondo, di seguire le vostre idee, perché solo queste idee, solo chi è folle poi cambia il mondo, come disse Steve Jobs.